Ciao Twitch, panem et circenses, pane sottointeso o gratis o a prezzi molto ridotti e giochi del circo, divertimenti. Su questa massima, diciamo, chiamiamola, cominciamo con la satira, su questa massima di filosofia politica, se così possiamo dire, che letterariamente ci viene dal poeta Giovenale del secondo secolo d.C. Su questa massima la classe politica romana ha mantenuto in piedi l'impero già dalla Repubblica, della verità, per secoli. E mi è venuto in mente, chiaro, questo è uno dei miei pensieri, i pensieri a Renta Schulcarera, il nostro Schulcarera che, come ricordiamo, presentato qualche mese fa, è quella statua di origine romana sicuramente che campeggia in Corso Vittorio Emanuele a Milano, dove raccomanda che chi si appresta a criticare gli altri non dovrebbe avere alcun vizio, alcun difetto. Io di difetti ne ho e quindi facciamo che non mi metto a criticare, ma diciamo così alcuni fatti. Un fatto è che non più tardi circa 2 settimane fa ho partecipato ad un incontro in una biblioteca, un luogo pubblico, dove sono entrato con la mia mascherina, ma per il convegno che si doveva svolgere occorreva la FFP2. Benissimo, l'abbiamo messa, 30-35, forse 40 persone al massimo, anche distanziate una dall'altra, sedute, quindi... nelle scuole continua ad esserci l'obbligo per gli alunni e i docenti in classe, però ieri sera c'è stata una manifestazione, di entusiasmo per una vittoria sportiva. Abbiamo visto le fotografie, qualche decina di migliaia di persone. Non mi sembra che avessero mascherine, soprattutto erano abbastanza ravvicinati, ma anche dei concerti di recente tenutisi, ecco. Per cui, ecco, la mia conclusione è stata questa, ripeto, diciamo che se una classe politica vuole governare con panem et circenses, può magari anche non avere sempre personaggi magari non sempre preparati, non all'altezza, non lo so, oppure magari anche con tanta buona volontà, però panem et circenses, insomma, seguente fa, questa qui è la pensata de Enqueu e la si collega a diversi altri, che è un po' che fu, no, però ti remenzio anche a mon quei cose. Intanto, con tanti saluti a Schulcarera, vi saluti, una piccola annotazione che ieri era domenica, era anche Santa Rita da Cascia, la santa uno dei santi a cui si affidano le grazie impossibili, che mi fa la grazia di avere un po' più sede resum, perché continuo a trovare poca razionalità in tante cose, ripeto, con buona pace del Schulcarera, che è lì che mi sorveglia, che mi dice, e mi raccomandi, prima di dire quel cosa agli altri, guarda sti, va bene? Ciao a tutti!